Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Che macello, Erika, la regista non la puoi fare perché le inquadrature non le sai fare, per cui uno potrebbe dire, Erika, mettiti frontale, ma frontale non me si vede sto faccione che non mi dà conforto, ecco, e quindi preferisco un attimino allontanare, ma se lo allontano per dritto finisce il tavolo e cascate tutti. Allora vi devo mettere un po' storti, un po' storti. Non è che la mia situazione migliora, faccio schifo uguale, ecco, così, giusto per mantenere vivo, diciamo, questo canale che si sta perdendo lungo le acque della vita. Collaborazione con Noemi è tornata, i preferiti, e questa volta facciamo 2 mesi perché, come ben sapete, io mi sono catapultata a terra come una libellula. Tra il gravido e l'obesa, ecco, c'è cioè proprio una via di mezzo, e di conseguenza abbiamo dovuto lasciare perdere perché fare i preferiti lunga sul letto, compreso quello dell'ospedale, sembrava proprio una cosa che non si poteva vedere. Quindi abbiamo deciso di mettere 2 mesi insieme, così Erika sono 4 dati all'ippica. Allora, i preferiti del mese di settembre-ottobre sono: ho praticamente fatto metà e metà, nel senso prima dell'incidente e dopo l'incidente, praticamente, perché tanto quello era e quello stavo preparando, perché io l'incidente ce l'ho avuto il 15 di settembre, il primo giorno di scuola di mia figlia. Stendiamo un velo pietoso su tutto questo. È stata una tragedia. Allora, Erika, come stai adesso? Mi sto, diciamo, riprendendo con la variante che faccio fatica a riprendere tutto velocemente. Sono sempre accompagnata dalle qui presenti Sissi e Biribissi, le mie amiche fidate che stanno con me fino a che proprio non deambulo bene, ma io credo che passerò l'ultimo dell'anno in compagnia loro, perché non è per adesso. Faccio fatica, diciamo che il peso non aiuta, ecco, scherzo. È che praticamente sul collo della caviglia si è formata una sorta di liquido e quindi dovrò incominciare a fare dei massaggi linfodrenanti con un macchinario. Me infileranno lì. Io avevo intenzione di dire perché non salite un po' su con questa guaina, perché devo inserire tutta la gamba, perlomeno fino a metà polpaccio, dentro questa guaina. Poi è la macchina che ti massaggia, tu non so come funziona. Avevo intenzione di dire: non c'è una guaina pure sul corpo che intanto che mi fa così così mi drena tutto, chissà come esco fuori bella. Se no, non esistono scarpe per me. Non mi entra le tennis perché io ho un piede diverso dall'altro, un piede tumefatto gonfio. È un po' un casotto, la strada è lunga. Io impiego mezz'ora quando devo camminare, quindi diciamo che faccio fatica. Ho Kira che mi agola. Kira deve uscire. Io vi saluto e vi dico ciao, Cicci. Ciao, un attimino, datemi tempo di farla sci. Ecco fatto, l'ho fatta uscire. Allora, come già sapete, Noemi ha un canale YouTube. Giustamente, Erika, non è che lo fai così con niente. E si chiama The World of Decemi. Sotto nell'info box, Noemi, metto il link al tuo canale perché, onde evitare di fare pastrocchio, mi tocca rigirare tutto il video. The World of the Ge Piove? Sì, fa freddo. Passatemela. Troppe medicine ho preso. Non sto bene. Aiutatemi. Vabbè. Sotto nell'info box, metto il link al suo canale, il link al suo video e il link della via di casa. Così su Google Map. Ma così facciamo qualcosa di diverso. Allora, accessori preferiti di settembre-ottobre sono: prima dell'incidente erano questi orecchini a cerchio che io avevo comprato al Simpli. Avevano messo diciamo sul bancone informazioni una cestina di vimini bella, grossa, capiente, con dentro tutti gli orecchini a 50 centesimi. Ho detto: bah, Erika, ho capito che te li fai da sola, però 50 centesimi, manco il filo quando lo infili, dico, quindi andiamo a vedere. E c'erano tutti gli orecchini con gli strass, quelle cose un po' troppo, diciamo, da serata, ecco, io non vuoi che vada, che alle 9 sto già sotto ricoperte, con le babbucce che mi arrivano qua sotto, quindi ho detto va bene. Quando ho visto questi cerchietti invece mi sono piaciuti tanto, anche perché hanno questa forma,
Io non so se si vede un po' serigrafata. E quindi mi sono piaciuti talmente tanto e li ho indossati perché comunque carini con l'estate, i capelli tirati ancora su. Qualcosa di diverso mi piacevano tantissimo. Dopo l'incidente, l'accessorio preferito sono state queste. Inseparabili amiche prestate da una mia carissima amica, che mi hanno fatto compagnia e continuano a farmi compagnia e che avendogli dato un nome vuol dire che sono entrata a far parte della mia sfera familiare, intima, privata. Senza le quali io non sarei stata in grado e non sono tuttora in grado, prima di più, di nemmeno mettermi seduta sul letto. Purtroppo, sono dovuta stare con una gamba alta dal 15 di settembre fino al 4, 5, 6, 7, 8 di novembre e di conseguenza la situazione si era fatta praticamente invivibile. Senza di loro io non sarei riuscita a fare nemmeno i primi passi come Chicco e come adesso i primi passi. Poi, secondo, abbigliamento preferito. Allora, prima dell'incidente, leggings e magliette, perché torno a ripetere, il 15 settembre era ancora caldo. Dopo quella data, pigiama. Tanto devo stare a letto, cioè sempre pigiama. Io non ho fatto altro che cambiare pigiami tutti i giorni, cioè usavo, facevo, lavavo, mi rimettevano, cioè proprio pigiama. Con Sirius che mi augura, così Sirius, ma non ho capito io, che stai a fa mamma? Cos'è successo? Non t'aggrappare? Ah, perché lui vuole andare in sala. Aspetta un attimo, gliela facciamo oggi. Poi, terzo punto, scarpa preferita. Come scarpa preferita, prima del 15 ancora l'infradito, dopo il 15 una tennis. L'altra era impedita con questa valva che io portavo, che è una specie, un facsimile del gesso senza essere gesso. L'altra la tennis perché comunque con la ciabatta non potevo, perché comunque loro mi dicevano che dovevo avere almeno l'unico piede sano, che sano non era perché io uno era rotto e uno era slogato. Cioè, sono cascata, beh. E di conseguenza una tennis che mi globasse proprio il pietos in modo tale da poter riuscire a fare quei minimi passi che mi portavano sulla sedia a rotelle. Non ho mai capito come si cammina con le stampelle io, quindi ho fatto un pastrocchio sempre. Diciamo che mentre tutti saltano, il piede lo tengono sollevati e saltano, il mio strisciava. Mai capito niente, non ci sono riuscita e probabilmente quando guarirò forse capirò la tecnica del portare le stampelle. Cosa vi devo dire? Poi, canzone preferita. La mia canzone preferita è quella che mi ha fatto piangere più di una volta perché in questa situazione è così difficile perché io non mi piace angosciare le persone e non è questo naturalmente la sede per parlare, diciamo, di quello che ho vissuto al di fuori del semplice cadere, fratturare, rompere, stare lì e ciao. È tutto lo scenario che c'è dietro, il disagio in casa, l'impossibilità di fare niente, non vedere il giorno della visita come un incubo, perché significa uscire di casa, metterti in macchina, io che non riuscivo proprio a stare seduta. Quindi è stato proprio una tragedia, un incubo e ho ascoltato per caso, io non la conoscevo, scusate l'ignoranza, ma la cantante Levante, che sta anche a X Factor tra l'altro, la canzone Abbi cura di te. E ho pianto tante di quelle volte ascoltando questa canzone perché mi veniva in mente proprio tutta questa situazione con Michele che trainava tutti. Quindi è stato per me un periodo che mi ha portato a riflettere tantissimo e mi ha portato proprio a ancora di più. Tanto chi mi conosce lo sa il rapporto che c'è tra me e Michele, che va oltre quello che vedete voi, c'è proprio un rapporto molto forte, molto simbiotico. Ma non è quella simbiosi che uno dice malata, non fai niente senza di no, è quel rapporto che ha delle fondamenta così forte per ragioni di vita che ci sono successi ad entrambi e che quindi anziché allontanarci ci hanno unito ancora di più nel rispetto proprio della coppia. Questa situazione ancora ci ha unito perché ero completamente. Ero completamente
appoggiata, aggrappata, legata ancora di più proprio perché non ero in grado di essere minimamente autonoma. Quindi Michele ha passato con me 4 giorni in ospedale. È stata una persona che ho riscoperto di amare fortemente di più, perché non mi ha lasciato un secondo da sola in questa situazione di angoscia. Quindi, i medici gli hanno addirittura permesso di essere vicino a me il più possibile perché avevano visto che ci sono degli orari di visita. E te li fanno rispettare categoricamente. Devi uscire quando devi uscire, non vogliono sapere niente. Cioè, tu esci, punto. A un certo punto lo lasciavano entrare perché lui era fuori e, come sapete, fuori dal reparto ci sono cioè, la porta è chiusa, è di ferro, però ci sono le finestrelle dove tu puoi guardare dentro. Lui stava sempre a guardare lì. Perché aspettava un cenno, aspettava qualcuno, aspettava di vedere un medico che mi entrava in camera, aspettava, aspettava, alla fine l'hanno fatto entrare anche più di una volta perché anche loro sono rimasti, diciamo, no? Quindi diciamo che questa canzone, Abbi cura di te, è stata quella che non ce la faccio, devo andare avanti perché. Allora, andiamo avanti. 5, cibo preferito. Il cibo preferito per me, che uno dice, Erika, chissà che cosa, la pizza. Non potevo mangiare pizza perché comunque la pizza a te si intoppa per chi sta lungo sul letto. E quindi quello che a me mancava era la pizza. E chi parlava con me su WhatsApp lo sapeva. La pizza, io volevo la pizza, mi mancava la pizza. Mio fratello, sapendo questa proprio indigenza mia, quindi il bisogno di mangiare sta pizza, quando mi sono venuta a trovare con mia nipote e mia cognata, un bacio, amori. Praticamente mi hanno portato la pizza. Io sono riuscita a mangiarne un pezzo perché non gliela facevo, perché comunque alla fine mi dovevo allungare, stare lunga con tutta la pizza, che fosse uno spicchio non si riesce. Quindi la pizza è stato un incubo per me e desiderio più profondo, quindi la pizza. Non so nemmeno quanti minuti è che sto parlando. Ah, devo mettere la mano così per vedere. Ciao, 12 minuti, Erika, bisogna che te l'attrappressi. Poi, un attimo. Diciamo che questo è un video un po' particolare, non faccio altro che stoppare oggi. Per voi non passa niente, per me passano minuti, è un casotto, trasciugate le lacrime, soffia del naso, vai in bagno, insomma, casotto. Allora, che vi stavo a dire? Ah, la pizza. Poi 6, prodotto make-up preferito. Allora, prima dell'incidente, il mio prodotto make-up preferito, considerato che ci avviciniamo all'autunno, una bella crema idratante, proprio per prepararmi. Il cane sta giocando, lasciate perdere. Proprio per prepararmi, diciamo, a questo autunno e la sera la crema nutriente. Ecco, quindi questo io facevo. Dopo l'incidente, il mio prodotto make-up preferito, se si può chiamare make-up, tanto non mi potevo truccare, non potevo fare niente. Sono questi fazzoletti che uno era finito e uno lo sto utilizzando adesso perché mi sono dovuta soffiare sul casotto. Praticamente questi, ragazzi, se vi dovesse capitare, prendete questo. Allora, questi fazzoletti io l'ho scoperti per caso, erano in offerta, li ho presi. Ragazzi, hanno un profumo che voi manco vi immaginate. Vi fidate di me? Comprate questi fazzoletti. Marchio Aushan. Con crema idratante, io vi assicuro che sono morbidissimi, proprio morbidi morbidi e poi profumano, anche solo che uno ci si pulisce la faccia con questa cosa, sono sti fazzoletti, sono la fine del mondo. Io non riesco più a stare senza questi fazzoletti. Tutte le volte che me ne rimangono 4, subito Michele va a prendere un altro pacco, proprio perché ci piace. Cioè, Erika, perché non ti fai una scorta? Perché a casa mia i fazzoletti vanno via così e li troviamo nei posti più disparati. Quindi ho deciso di comprare un pacco per volta, perché altrimenti
altrimenti comincia a fare questo lo prendo io, questo lo metto qua, questo lo metto in borsa, questo lo metto in sala, questo lo metto in bagno, resta il fatto che dove mi giro ho fazzoletti che poi dimentico di aver messo e dico ma i fazzoletti sono già finiti, quindi è un macello, quindi ho deciso di prendere un pacco per volta e quando ne sono rimasti 4 ricompriamo un altro pacco, no? Questi qua raga, questi sono buonissimi, quindi questo se può dire un prodotto backup non ce l'ho. E prima crema idratante, adesso fazzoletti, ce l'ho, che mi trucco, non si può fare. Poi 7, smalto preferito, non ce l'ho, a manco smalto preferito, perché comunque in ospedale non potevo portare smalti, non potevo portare niente, lo sapete benissimo, perché loro devono controllare le unghie, perché comunque se il sangue non circola bene si vede dalle unghie che si fanno lividi. Il gatto mi sta tirando giù la giacchetta della tuta, è un disastro oggi, è un disastro, passatemi sto video. Sirius, sta buono figlio. Poi 8, passo di qua. 8, programma o film preferito, ve lo dico subito, non ce l'ho, come sempre, la variante è che questa volta ho Facebook, Instagram, YouTube, che sono stati amici fidati, dice Erika, ma i libri, aspettate, amici fidati perché non potevo, allora, avevo la testa piena di pensieri, tanti, troppi, proprio, di notte non dormivo, di giorno sonnecchiavo, mi si era stravolto tutto un sistema immunitario, un macello, di conseguenza anche leggere un libro, fino a quando dopo vi spiego, anche leggere un libro, quindi tenere la testa impegnata lì, per me era uno sforzo, io dovevo essere passiva, non riuscivo ad essere attiva, quindi anche mettermi a leggere un libro, no? Dovevo essere passiva, quindi vedere e basta, perché avevo già la testa in mille pensieri ed ero già attiva emotivamente, invece cercavo qualcosa che mi estraniasse completamente, quindi Facebook, vedere video, più non posso, film su YouTube, Instagram, sfogliare un attimo la bacheca, per me era un modo per vedere che cosa succedeva al di fuori della mia camera da letto. E grazie proprio anche a Facebook ci sono state persone, tanto sapete, qualsiasi persona mi ha commentato su Facebook sia del canale che privato, per me è stato motivo proprio di scambio, ho riso, ho pianto, ho sorriso, quindi grazie alle mie amiche e ai miei amici di Facebook, proprio perché mi sono stati accanto tantissimo, e grazie proprio a Facebook, Instagram e YouTube, diciamo che io ho passato questi 2 mesi un attimino in maniera un po' più leggera. Poi 9, prodotto beauty preferito, quella era make up e queste beauty, allora io posso dire direttamente questa, che è la crema al burro di karité della Bottega Verde, buonissima, e che a me è servito per idratare tantissimo la pelle, perché è disidratata da morire, e sia con l'aria sempre ferma lì, sì, puoi aprire le finestre, puoi fare quello che ti pare, ma tanto non è mai come uscire fuori, io respiravo aria proprio, mi entrava nei polmoni, mi riempivo tutta peggio di quello che so naturalmente, proprio perché uscivo di casa, perché tanto stai in camera da letto che guardi il soffitto, fai quello che ti pare, ma guardi sempre il soffitto, le finestre aperte ti dicono e ti fanno, ma non è mai come stare fuori, quindi la pelle un attimino ne è risentita, e questa qui mi ha aiutato a mantenere pressoché idratata, perché è bella ricca, proprio corposa, quindi questo. Poi 10, libro o frase preferita, eccoli i miei libri. Allora, Vale Libri mi ha spedito questi 2 libri per allietare, diciamo, senza impegnarmi i pomeriggi allettati. Allora, questo è troppo forti. Allora, questo qui fa parte della trilogia di 50 sfumature di grigio, solo che questo è 50 sfumature di gigio ed è bellissimo, è comico, è tutte e due. E questo qui invece, diciamo un po' più vecchiotto come il libro, ma bellissimo nell'insieme, non pensi a niente, leggete, fai 2 risate, ti ricordi di cose che avevi già sentito. Pancreas di Giobbe Covatta, anche questo comico, anche questo l'abbiamo letto, e di conseguenza per me è stato un modo anche di passare in maniera più leggera le mie giornate a letto.
Poi 11, il detestabile, perché l'undicesimo punto è il detestabile. Prima era un video a parte, siccome praticamente ci impegnava molto, che non è facile tirare su un video parlando di un detestabile, alla fine te lo finisci. Quindi abbiamo deciso di mettere l'undicesimo punto nei preferiti, che è il detestabile, e io ce l'ho subito. L'assenteismo delle parole, delle persone, dei sentimenti e dei valori. L'assenteismo che io ho subito sulla mia pelle, dice Erika, sempre in mezzo stai. No, in situazioni delicate si vede chi c'è e chi non c'è, anche chi si nasconde dietro la frase: cosa ti dico in questi momenti? Non lo so, fammi la lista della spesa, cosa mi vuoi dire? Cosa mi vuoi dire? Ma almeno stai zitta, ma vicino. Invece c'è stato proprio di alcune persone l'assenteismo. Quindi io rispetto l'assenteismo di queste persone, regalando a mia volta assenteismo. Io, che non mi reputo nella maniera più totale una persona superficiale, nonostante io faccia una caciara assoluta, regalo il mio assenteismo, regalo la mia superficialità, che se la vedono come vogliono, proprio perché io mi ritengo una persona profonda, mai, 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 mai avrei lasciato sola una mia amica. Mi sono sentita sola da alcune persone e questo mi è dispiaciuto tantissimo. Uno dice: Erika, fai nome e cognomi. No, perché dovrei fare nome e cognomi? Chi non c'è stato lo sa perfettamente. YouTube senza YouTube, Instagram senza Instagram, Facebook senza Facebook, WhatsApp senza WhatsApp, e datemi un'altra chat perché non so quali altre sono. Ci sono state persone che non ci sono state. L'assenteismo in generale mi è dispiaciuto molto. Quindi chiudiamo tutto quanto dicendo che questi sono i preferiti di settembre-ottobre in collaborazione con The World of Jamie Makeup. Gliel'ho fatta! Noemi, ti amo! Andate a vedere assolutissimamente in prima persona, perché anche lei sicuramente ha il doppio dei preferiti come me. Andate a vedere il suo canale, andate a vedere il suo video. Noemi è una persona speciale che io amo profondamente. Noemi fa parte, insieme a Daniela, di quelle persone che sono state con me. Non mi hanno lasciato un secondo sola, ma per dire secondo, io dico secondo, e che quindi io posso far altro che dire grazie a YouTube.